Bufera di neve! È impossibile stare qua fuori! Per oggi direi che con le riprese siamo a posto, anche perché ne ho fatte un botto e anche perché sono stanchissimo e non vedo l'ora di mettermi giù. Il setup per la notte l'ho fatto vedere, quindi state a posto. L'unica modifica è che ho agganciato un telo a coprire l'entrata del rifugio perché il vento tira da questa parte e non vorrei risvegliarmi domattina sotto forma di pupazzo di neve. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Visto che siamo all'inizio dell'inverno e so che diversi di voi continuano a praticare attività all'aria aperta anche in questa stagione, oggi voglio darvi una serie di consigli basati sulla mia esperienza che vi permetteranno di dormire bene all'aperto in qualunque condizione, quindi anche quando fa freddo. Ho già fatto un paio di video su questo argomento tempo fa, uno in cui vi spiegavo in maniera specifica come proteggersi dal freddo, un altro in cui davo consigli generali. Oggi facciamo un riassunto delle puntate precedenti e in più aggiungiamo nuovi elementi, in modo tale che avete una guida definitiva da inserire magari tra i vostri video preferiti e da consultare ogni qualvolta ne avrete bisogno. È arrivato il buio e io mi sono infilato nel sacco a pelo. Al momento fanno una decina di gradi e penso che stanotte la temperatura scenderà ulteriormente. Vediamo come va la nottata, ci vediamo domani. In Italia è vietato campeggiare nei boschi. Quello che potrebbe essere al massimo consentito è il bivacco, ossia una sosta discreta e limitata ad una sola notte. Alla luce di questo direi che il primo passo per dormire sonni tranquilli è quello di informarsi su cosa prevede la normativa nella zona che voi avete scelto per andare a passare la vostra nottata fuori, perché non è bello montare la tenda o il tarp con il dubbio di poter ricevere una sanzione. Come si fa a sapere cosa prevede la normativa in una zona ben specifica? Non lo dovete chiedere a me, perché io non lo so, e non lo dovete chiedere sui vari forum e gruppi Facebook, perché per esperienza vi dico che domande di questo tipo innescano delle discussioni infinite dove viene detto tutto il contrario di tutto e dove non riceverete mai delle risposte certe e precise. Gli unici che possono darvi informazioni certe e precise sono i diretti interessati, ossia le autorità competenti nella zona che voi avete scelto per andare a fare il vostro trekking o la vostra nottata nel bosco. Quindi vi mettete davanti al PC, Google Maps alla mano, che è un ottimo strumento, fate una bella ricerca e trovate un posto che vi piace. A quel punto alzate il telefono o mandate una bella mail al comune, ai forestali, ai guardiaparco, alle autorità della riserva, se si tratta di una riserva, a chiunque abbia la giurisdizione in quel determinato posto. E vi fate spiegare per bene, direttamente da loro, cosa si può fare e cosa non si può fare, in modo che ve ne state belli tranquilli. Buongiorno, le temperature sono in netto ribasso e stanotte ho fatto qualche fiocco di neve. Vediamo se riesco a farvi vedere com'è la situazione fuori. Il secondo consiglio che mi sento di darvi è quello di non andare a dormire da soli in un posto isolato. Non state a guardare quello che faccio io, perché la mia è una situazione un po' particolare, fuori dell'ordinario. Passare la notte da soli in un ambiente naturale isolato non è per niente una cosa banale. L'oscurità totale fa paura, il bosco fa paura, eventuali condizioni meteorologiche difficili possono generare preoccupazione. Sono sentimenti normalissimi, ma molto difficili da gestire in solitudine, a meno che non abbiate già alle spalle una discreta esperienza, ma anche in quel caso non è mai una passeggiata. Senza contare che in caso di incidente siete da soli, senza nessuno che possa fornirvi un aiuto immediato. Quindi il mio consiglio è: non andate da soli. Se possibile, coinvolgete i vostri amici più cari, coinvolgete le persone importanti della vostra vita e vedrete che un'attività all'aperto di questo tipo non potrà far altro che consolidare in maniera importante il vostro rapporto.
con il terzo consiglio cominciamo ad entrare nel merito delle questioni tecniche e quindi vi dico: piazzatevi a dormire in un luogo idoneo. Potete avere l'attrezzatura migliore del mondo, ma se vi mettete nel posto sbagliato avrete comunque difficoltà a dormire. Vi faccio giusto un paio di esempi. Evitate posti troppo esposti, perché se si mette a tirare vento vi sbatacchia la tenda per tutta la notte e non vi fa chiudere occhio. Evitate posti troppo umidi, tipo vicino a specchi d'acqua, perché l'umidità aggrava il problema della condensa all'interno della vostra tenda, ma anche sotto il vostro tarp, e quindi potreste risvegliarvi con una spiacevole sensazione di umidità perché vi si è bagnato il sacco a pelo. C'è da dire che non sempre si ha la possibilità di scegliere, a volte ci si ritrova in balia delle circostanze e del territorio. A questo proposito vi suggerisco di individuare già da casa, cartina alla mano, il posto in cui vi accamperete, oppure ancora meglio andate a fare un sopralluogo. Trovate un posto che vi piace? Bene, vi fate un'escursione giornaliera e verificate le condizioni del terreno e altre cose importanti, tipo se prende il cellulare. Buongiorno, stanotte ha tirato un bel venticello, fortunatamente non tanto da non farmi dormire. È anche piovuto, ho fatto due goccette d'acqua, lo sentite? Vediamo cosa trovo, mo che apro la tenda. Wow! Quarto consiglio, munitevi di attrezzatura di qualità e adeguata alla stagione. Quello che vi serve è un rifugio che vi ripari dal vento e dalla pioggia e un'accoppiata materassino sacco a pelo che vi consenta di dormire caldi la notte. Per quanto riguarda il rifugio potete scegliere tra una tenda e un tarp, e se siete dei principianti io vi consiglio di cominciare con la tenda perché è più semplice da montare e perché vi protegge in maniera più efficace in caso di condizioni meteorologiche avverse. Ve la comprate e imparate a montarla e a smontarla correttamente e velocemente prima di andare effettivamente a dormirci dentro. Il materassino e il sacco a pelo servono ad isolarvi dall'ambiente circostante, quindi a fare in modo che il calore naturalmente prodotto dal vostro corpo non venga disperso, provocando sensazione di freddo o, nei casi più estremi, addirittura l'ipotermia. Il materassino isola la parte del vostro corpo che poggia sul terreno, quindi ad esempio se dormite di schiena isola la schiena, mentre il sacco a pelo protegge tutto il resto. Per questo vi parlo di accoppiata materassino-sacco a pelo, perché sono due elementi distinti ma che poi nella pratica vanno a formare un unico sistema. Questo sistema si dice che deve essere adeguato alla stagione, quindi deve essere proporzionato alle temperature alle quali intendete dormirci. Ogni materassino ha un valore di R compreso tra 1 e 6, dove 1 vuol dire che isola poco, e quindi sono quelli estivi, e 6 vuol dire che isola tanto, quindi sono quelli invernali. Io con un 3.2 ci faccio tutto l'anno. Se le temperature sono particolarmente rigide, quindi cominciano a calare parecchio, ad andare parecchio sotto lo zero, aggiungo un altro materassino in schiuma, che avrà un valore di R grosso modo di 2. Siccome sovrapponendo i materassini i valori di R si sommano, avrò R uguale a 2 più R uguale a 3.2, sarà come avere un materassino con valore di R pari a 5.2, che è un ottimo isolamento. I sacchi a pelo hanno un parametro che si chiama temperatura di comfort. Hanno per la verità diversi parametri di temperatura, ma secondo me quello che va attenzionato maggiormente è proprio la temperatura di comfort, perché ci dà un'idea di massima di qual è la temperatura alla quale possiamo dormire con quel sacco a pelo senza sentire freddo. Perché dico un'idea di massima? Perché la percezione del caldo e del freddo è un qualcosa di molto soggettivo e dipendente da diversi fattori, quindi diciamo che il sacco a pelo, la scelta del sacco a pelo definitivo avviene un po' anche con l'esperienza. Per quanto mi riguarda, ad esempio, ho capito che devo sempre aggiungere 4-5 gradi alle temperature di comfort dei sacchi a pelo che utilizzo. Considerate che sia il materassino che il sacco a pelo devono essere ben gonfi per funzionare bene. Tirate tutto fuori dallo zaino almeno una mezz'oretta prima di andare a dormire e lasciate che le fibre del sacco a pelo, che siano piuma o che siano sintetiche, abbiano il tempo di gonfiarsi e di intrappolare aria al loro interno. Se avete un materassino gonfiabile sappiate che tende a perdere un po' di pressione nei minuti successivi al gonfiaggio, perché l'aria all'interno si raffredda e quindi diminuisce di volume. Se necessario gli date due botte
prima di coricarvi. Considerate anche quest'altro aspetto importante, che se nel momento in cui vi andate ad infilare nel sacco a pelo vi sentite infreddoliti, probabilmente continuerete a sentire freddo anche una volta dentro. Se avete i piedi freddi sarà molto difficile scaldarli. Cercate di rimanere in movimento e quindi caldi fino a che non andate a dormire, ad esempio tagliando un po' di legna. A mali estremi utilizzate degli scaldini chimici, si trovano anche da Decathlon, da inserire dentro i calzettoni. Raga, ci siamo sistemati nello shelter e stiamo andando a dormire. Siamo messi abbastanza bene. Qui dentro sembra sia un pochettino più caldo rispetto all'esterno. Forse è solo un'impressione perché non tira vento. Comunque, vedremo domani mattina. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Se avete qualcosa da aggiungere al mio discorso o delle domande, scrivetele qui sotto e lasciatemi comunque un commento per farmi sapere se il video vi è stato utile. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo ad un prossimo video.